Un anno fa la musica era completamente diversa, senza neve fresca, con previsioni meteo disastrose per gli operatori turistici, che quest'anno invece si fregano le mani. Il weekend dell'Immacolata, vera e propria porta della stagione sciistica, per quest'inverno appare spalancata e gli appassionati sono pronti a riprendere possesso delle piste preferite su tutte le Dolomiti venete. Giornate che i previsori annunciano con le condizioni climatiche ideali per una buona sciata, rovesci nevosi sempre meno abbondanti alternati a schiarite e anzi da domenica un sole più deciso a riscaldare chi scende a valle. Attenzione al vento invece, con raffiche che tra sabato e domenica arriveranno a toccare punte di 65 km all'ora, rendendo la temperatura percepita nettamente sotto zero. Solo nella montagna vicentina, Recuaro Mille, Montegrappa e Tonezza Fiorentini e sul Monte Baldo la stagione inizia soltanto a ridosso del Natale. In Val Comelico sono aperti 24 km di piste. Nell'area Dolomiti All Star i 10 km dell'altra settimana sono triplicati con la progressiva apertura di impianti di risalita del Civetta ad Alleghe, Selva e in Val di Zoldo e anche a Falcade nella Marmolada. In Alto Cadore aprono sabato a San Vito la pista principianti di Donarie e del Parco Neve a Sole, con buone prospettive anche per le altre. E sempre da sabato è possibile sciare pure a Misurina, col De Varda e in un anello di sci nordico a Palus San Marco.